Alimentazione Birra Duino, 10 novembre 2013, prima prova in assoluto. Adesso facciamo i parametri. Andiamo a caricare una ricetta e carico una di testa. Confermiamo, gli diciamo di sì. Adesso andiamo a vedere com'era la ricetta, quindi andiamo in configurazione, parametri, ricetta, ok, e qui possiamo modificare la temperatura del machine e tutte le altre cose. Adesso sto mettendo le temperature basse giusto per fare delle prove, quindi 21 gradi, 3 minuti di tempo, fase 1 33 gradi per 5 minuti, fase 2 38 gradi per 2 minuti. Fase 3, ho messo 0 in modo che non c'è, bollitura 11 minuti, un luppolo per 5 minuti, il secondo luppolo ho messo 0 in modo che non c'è. Adesso andiamo a far partire il programma in modo automatico, quindi ok, riprendi cotta perché io prima sta cosa l'ho presa una 400, dico di non riprendere, quindi no, cancellare il log, gli diciamo di sì di cancellare. Adesso mi chiede di aggiungere l'acqua, io già ho precedentemente messo 11 litri d'acqua, quindi dico sì, ok, ho aggiunto l'acqua, lui attiva la pompa, infatti sì, accende il relè allo stato solido, e qua ci dice il tempo, la temperatura letta, qua volendo possiamo interagire per modificare la temperatura. 80 gradi, ma mettiamo un po' di meno. Questo è 19 gradi. Nel frattempo si è accesa anche la resistenza, se vedete questo LED rosso. Sto abbassando io col tasto prev la temperatura della fase 1, la metterò una trentina di gradi. Qui intanto vi faccio vedere un pochino la meccanica. Questo è un clone del famoso Brewmaster, c'è un termometro che è anche analogico più o meno, è giusto così per... Questa è la struttura, come si vede dall'acqua che si muove la pompa sta girando. Questo è il cilindro portamalto. Questo è il cilindro portamalto. C'è la rete fuori da inox, qui c'è la guarnizione fatta con un pezzo di gomma tagliato e lo andiamo a infilare qua dentro. Può essere anche infilato dopo, poi c'è la staffetta qui per bloccare il cilindro, ovviamente. Bisognerebbe mettere prima il malto, poi va incastrata tra il malto con questa griglia inox e poi si mette con la staffetta con la farfalla che blocca tutto. Questo verrà tra poco. Sotto c'è tutto l'impiantino, c'è un filtro a Y che si può guardare di qua. La resistenza, una resistenza fatta fare su misura da 2,1 kW. Nel frattempo la resistenza sta scaldando. È già arrivata a 21 gradi per aumentare l'efficienza. Il tutto verrà compendato, per adesso ci limitiamo a mettere il tappo. Questa è la pompa di circolazione, ecco qua, già si vede un pochino di e quindi adesso lui conterà 3 minuti da quando arriverà la temperatura a 30 gradi. Questa è la temperatura letta, 21-22 gradi, 30 gradi è la temperatura che deve arrivare a 7 volte. Quando arriverà a 30 gradi lui comincerà a scalare i 3 minuti che avevamo impostato nella ricetta.